Benvenuti a San Pietro in Gessate, vi ringrazio di essere sempre così numerosi. A me personalmente, per cominciare, non interessa definirvi il perché del nome San Pietro, interessa definirvi il perché in Gessate, oppure come si diceva nel Medioevo, in Glaxiate, proprio perché è una storia che ha dei punti in contatto tra varie versioni, ma ci sono delle sostanziali differenze ad ogni modo. Allora, dobbiamo fare un salto parecchio all'indietro, esattamente si parte dal 225 avanti Cristo. I romani stanno premendo per conquistare il nord Italia e si devono sempre comunque scontrare con i Galli. I Galli nel 225 affrontano i romani in una battaglia definita dall'antichità, una delle più appunto importanti dell'antichità, a Talamone. A Talamone i Galli insubri vengono totalmente disfatti dai legionari romani, ma non è finita la storia, perché Roma continua a premere per conquistare il nord Italia e i Galli dopo 3 anni si riorganizzano. Infatti arriviamo al 222 avanti Cristo, i Galli premono sulla popolazione amica dei romani, cioè i Liguri. I Liguri, essendo soci, chiamano in aiuto Roma. Roma, con il proconsole Claudio Marco Marcello, ne riparleremo tra poco a proposito dei suoi nipoti, interviene in forza, perché Roma decide di farla finita una volta per tutte. I Galli capiscono la situazione, perché vengono attaccati, non attaccano, e chiamano a sé in aiuto una tribù misteriosa, più o meno misteriosa, di 30.000 mercenari che si chiamano i Gessati. I Gessati prendono accampamento in quello che adesso è diventato l'omonimo paese, capolinea della Metro Verde, Gessate. E però il problema è che i romani attaccano direttamente la capitale dei Galli Insubi, che è situata a Acerra, l'odierna più o meno Pizzighettone, siamo dalle parti del Cremonese. Il re dei Galli Insubi, Vindumaro, pensa di attaccare i romani per togliere pressione sulla città assediata. I romani non mollano il colpo, invece, e costringono i Galli ad accettare battaglia da tutta un'altra parte, cioè dal punto di vista che si poteva vedere di là già il territorio dei Liguri. E questa situazione è Castrinium, a Castrinium, che è l'odierna Casteggio. Il discorso è che i romani sbaragliano e massacrano i Galli Insubri e i loro alleati, li costringono addirittura a scappare attraversando un fiume, e dove molti di loro annegheranno perché non sanno nuotare. I sopravvissuti arrivano a Milano, perché mettono l'accampamento a Milano, e Milano viene cinta d'assedio. Claudio Marco Marcello conquista Milano e comincia la dominazione nel 222 avanti Cristo dei romani a Milano, e questo accampamento era appunto dei Gessati a Gessate. L'altra differenza è che quando arriva l'epoca cristiana, diciamo, sorge lì un'abbazia, un monastero, un castello, perché comunque l'economia riparte dopo la caduta dell'impero romano. Si suppone che fosse finanziata da una famiglia che si chiamasse Glaxiate, in latino. Per cui ecco che si intreccia questo discorso. Potete vedere l'architettura di questa chiesa, che sembra molto spoglia, ci sono anche delle motivazioni. È stata rifatta comunque nel XV secolo, è stata rifatta parecchie volte anche in epoca barocca,
è quello che è stato rimosso poi parzialmente, soprattutto sulla navata sinistra, è stato distrutto dai bombardamenti del 1943, ma anch'esse hanno una loro storia, perché comunque è sparita, diciamo così, la decorazione, perché è diventata un cumulo di macerie, ma la memoria è rimasta. Vi ho introdotto precedentemente il concetto che tra IX secolo e XV secolo è impossibile pensare che non sia successo niente. A partire dal XII secolo c'è una reazione in tutta l'Europa contro le eccessive ricchezze della Chiesa, le eccessive rendite della Chiesa e l'eccessiva perdita del messaggio cristiano da parte soprattutto dei ceti dirigenti dello Stato Pontificio, della Chiesa in sé. Allora, se da una parte nascono movimenti come i Valdesi, in Lombardia si sviluppa un altro discorso, che è il discorso dell'ordine degli umiliati, che avevano qua una loro chiesa, non è un monastero, non la loro chiesa, e vi spiegherò il perché. Arrivano dei pittori a Milano nel XV secolo su commissione. Questi possono essere considerati i pittori minori che arrivano a Milano, non siamo a livello del Foppa, non siamo a livello del futuro e quasi imminente arrivo di Leonardo a Milano, però chiaramente c'hanno un'arte e un intendimento di sviluppo dell'arte nel 400 lombardo che è veramente pregevole. Qui abbiamo sia il De Mottis, di cui si hanno poche notizie, ma sono quasi tutte concentrate qua in San Pietro in Gessate, e soprattutto abbiamo il Montorfano. Il Montorfano, quando parlerete di questo, sentirete parlare di questo pittore, ve lo ricorderanno sempre comunque come l'affrescatore della crocifissione davanti al Cenacolo di Leonardo. Sì, però lavora molto anche qua. Perché comunque è anche vero che le famiglie, quando erano numerose, uno diventava magari pittore perché il padre era pittore, l'altro diventava cavaliere, l'altro di qua. Qua alcuni pittori hanno i fratelli che sono abati, che sono monaci qua dentro, per cui è la famiglia che chiama, visto che fai questo mestiere vieni a frescarci le cappelle. Questa è la cappella definita della Vergine, perché poi qui potete notare lo sposalizio della Vergine. E in contraltare dall'altra parte potete vedere la morte, diciamo così, della Vergine, circondata ovviamente degli apostoli. Io quello, dal punto di vista artistico, io vi invito ad ammirare per qualche secondo la bellezza degli affreschi che ha Donato Montorfano, l'affrescatore del Cenacolo, della crocifissione del Cenacolo. Lo potete riconoscere perfettamente perché i paesaggi più o meno riflettono quelli della crocifissione di Santa Maria degli Angeli. La cosa meravigliosa di questi affreschi sono le storie di Sant'Antonio Abate. Sant'Antonio Abate è un santo che nasce nel 251, è un santo egiziano. Viene considerato il fondatore del monachesimo, inteso soprattutto dal punto di vista orientale, che diventerà anche occidentale, perché sarà un esempio soprattutto per le nuove forme di monachesimo. Successivamente parleremo anche di San Martino, che è considerato invece il fondatore del monachesimo occidentale, ma che era coetaneo, era dello stesso secolo di Sant'Ambrogio, per cui siamo quasi due secoli dopo. Sant'Antonio Abate è un personaggio incredibile, morirà a 105 anni, riconosciuto che per quell'epoca è così, e viene considerato soprattutto il fondatore dell'anacoretismo al confronto del cenobitismo. Il cenobio è una vita comune, l'anacoretismo è una vita ritirata. Lui passa tantissimi anni della sua vita in una grotta, perché si sposta sempre dalle parti dell'Egitto, viaggia, ma viaggia sempre in un determinato contesto. Intorno al 1430 a Varese nasce un personaggio che diventerà fondamentale e importantissimo, ancorché misconosciuto nella storia di Milano, da una famiglia detta del Grifo. Suo padre è un mercante, sua madre è una nobile, è una della famiglia Castiglioni. Lui si chiama Ambrogio Grifo.
Nel 1450, il 3 marzo precisamente nel 1450, lui ottiene il dottorato e l'abilitazione a esercitare l'attività di medico dentro al comune di Milano. Il marzo 1450 è famoso proprio perché sono i giorni in cui Francesco Sforza arriva a Milano conquistandolo e diventando il signore di Milano. Non lo chiamo ancora il Duca di Milano, diciamo il signore di Milano. E immediatamente questo personaggio viene immediatamente notato a corte sforzesca proprio per la sua bravura di archiatra, medico, non necessariamente chirurgo, attenzione. Uomo incredibile, di incredibile cultura, diventa anche ambasciatore per la corte sforzesca. Perché una volta si mandavano i doni agli altri signori dell'Europa, ma come dono si poteva anche considerare di mandare personaggi di spicco. Se il re, il duca, l'imperatore era malato, si mandava l'uomo migliore per curarlo. Quando in una delle sue missioni questo Ambrogio Grifo, questo medico incredibile, riesce a curare anche il generale dei Francescani, che è della Rovere, diventerà il famoso Papa della Rovere, il cui nipote è il famoso Gerolamo Riario, che sposerà la nostra Caterina Sforza. Dunque lo guarisce anche. È il medico personale di Francesco Sforza. Francesco Sforza, quando diventa signore di Milano, ha già una certa età, è fortemente malato di idropisia. L'idropisia è una malattia dove l'acqua è fatto, e l'acqua che va nel corpo inserendosi anche attraverso i tessuti, è come se la crisi più grave dell'idropisia è come se una crisi è malatissimo di questa malattia, è fatto proprio la scena una volta. Pazzesca la scena dell'eretico che viene giudicato da Sant'Ambrogio, il cui viso purtroppo è stato asportato e scalpellato via. Perché guardate la pettinatura e i costumi di fine 400, cioè i vestiti, scusatemi, di fine 400. La resa prospettica è fantastica, perché se voi fate caso, la scena successiva è l'eretico che viene appeso tramite questa carrucola e accanto alla sua destra c'è una scimmietta, che la scimmietta è il simbolo dell'eresia. Però se voi fate caso qua, anche se è di fatto sparito, vedete due mani. Le due mani reggono, e questo è il viso dell'inserviente, reggono la corda che in linea diretta issa l'eretico alla sua.